Che la provincia di Alessandria puntasse sul turismo, sulla valorizzazione di un territorio ricco di peculiarità, si era capito da tempo. Oggi però risulta evidente come per raggiungere particolari obiettivi strategici sia necessario un lavoro in sinergia, a cui tutte le realtà territoriali dovrebbero aderire. Lo aveva sottolineato recentemente anche l'assessore regionale al turismo Vittorio Appoggio, in occasione dell'inaugurazione dei rinnovati sportelli IAT di Ovada e di Acquiterme, mentre anche le enoteche regionali si stanno dando da fare non solo per un rilancio delle eccellenze enogastronomiche, ma ponendosi come capofila nell'organizzazione di eventi che attivino turisti da altre regioni. I comuni in questo senso si stanno rendendo conto dell'esistenza di un movimento che deve essere potenziato e stanno accogliendo con favore l'iniziativa che Alexala, l'agenzia turistica locale, sta mettendo in atto con l'aumento del capitale sociale di circa 20.000 euro. Non è una ricapitalizzazione, ha spiegato il presidente Roberto Cava, ma un input per acquisire nuovi soci, con un particolare coinvolgimento dei comuni che vedrebbero aumentare il loro livello di rappresentanza. La proposta di aumento di capitale è stata approvata all'unanimità nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale di Alessandria. Il capoluogo si pone infatti come capofila di un percorso di sviluppo turistico che coinvolgerà tutta la provincia e di conseguenza la regione. Fra i comuni che potrebbero aderire ad Alexala, Valenza e Alluvioni Piovera, auspicando un ritorno di Serravalle Scrivia. Poi ci sarà l'ingresso di soci privati per un incremento di risorse che vada oltre ai ricavi provenienti dalle tasse di soggiorno. I progetti di Alexala legati al turismo sono molti e verranno sviluppati entro l'estate 2022, ma, ha concluso il presidente Roberto Cava, dovranno essere condivisi per poterli realizzare al meglio. Il modello Alba insegna. Qui, già 10 anni fa, era stato firmato un protocollo d'intesa con tutti i comuni dell'area Langhe-Roero, che prevede stessa tassa di soggiorno per tutti, con il 50% destinato al bilancio dei comuni e l'altro 50% all'Agenzia del Turismo.